Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare dell'ultimo romanzo che ho letto, che è La casa sul mare celeste. Sono molto emozionata perché vi spoilero che è uno dei più bei romanzi che ho letto negli ultimi mesi e negli ultimi anni, e quindi sono felice di parlarvene. So che è molto conosciuto sul BookTok, quindi probabilmente avrete già sentito parlare di questo romanzo, che narra la storia di Linus Baker, che è un assistente sociale che lavora per il Dipartimento di Magia Minorile e che si occupa di ispezionare gli orfanotrofi, che sono la casa di molti bambini magici che, per essere tenuti lontani, isolati dai bambini umani e dal resto del mondo, vengono rinchiusi in questi istituti. Linus Baker viene incaricato improvvisamente di recarsi su un'isola, l'isola di Marsias, dove risiede un orfanotrofio speciale governato da Arthur Parnassus, dove sono risiedenti dei bambini con delle doti molto particolari. Non vi spoilerò ovviamente nessun altro contenuto della trama, però vi voglio dire che è un romanzo che vi conquisterà. Le parole che mi vengono, diciamo, di getto per descrivere questo romanzo è sicuramente tenerezza. C'è una grossissima tenerezza, nel descrivere i difetti dei personaggi, i difetti di Linus Baker, molta autoironia, molta tenerezza nel descrivere la solitudine che spesso questi bambini diversi si ritrovano a provare. E c'è molto rispetto nel descrivere l'unicità di ognuno dei personaggi e il rispetto che ogni personaggio merita. E è una riflessione molto profonda su dei temi importanti come quello della diversità o dell'unicità, che sono affrontati in maniera molto delicata e molto intelligente in questo romanzo. E vi farò un altro video in cui vi farò leggere alcuni delle frasi, dei passaggi più belli del romanzo, se vi interessa. E, però ovviamente questo romanzo sono 5 stelle ed è assolutamente consigliato.